Riprendiamo il consiglio dopo la pausa. Invito a prendere posto, a sistemare le tessere per la certificazione della presenza. Procediamo dunque con l'appello. Do la parola al vice segretario Cristina Buti. Prego. Ben trovati, rifacciamo l'appello. Barnini, Mantellassi, Ruvai, Fluvi, Falorni, Mannucci, Bagnoli, Ramazzotti, Iallorenzi. Presente. Giacomelli. Caporaso, assente. Cioni Simona, Fabrizi, assente. Faraoni, D'Antuono, Pagni, assente. Poggianti, Pavese, presente. Di Rosa, Chiavacci, assente. Picchielli assente. Battini, anche. Cioni Beatrice, presente. Masi e Baldi, presente. No, ritorno in 18. Presenti, dunque abbiamo un numero legale, possiamo riprendere il consiglio. Avevamo lasciato al punto numero 1. Per quanto riguarda il punto numero 2, il consigliere Poggianti mi ha scritto e poi anche la consigliera Di Rosa, comunicandomi il rinvio dell'interrogazione al prossimo consiglio. Per quanto riguarda il punto numero 3, ho comunicato alla capogruppo Cioni l'assenza del materiale per la risposta, quindi andremo al prossimo consiglio anche per questa. Andiamo dunque al punto numero 4, cioè il piano urbano della mobilità sostenibile PUMS del comune di Empoli. C'è la domanda d'attualità, è vero, non l'avevo nel, guardavo il vecchio documento e quindi non ce l'avevo. C'è però la domanda d'attualità che è pervenuta, presentata dal gruppo consigliare Buongiorno Empoli Fabbrica Comune, relativa all'aggiudicazione del servizio di gestione dei nidi d'infanzia. Ricordo che in questo caso la trattazione è di 10 minuti, quindi abbiamo l'esposizione e la risposta. Quindi chi la espone? Cioni, prego. L'altra volta non c'era l'esposizione, c'era solo la risposta e poi la replica. No, no, io mi va bene, ma... Comunque la trattazione è di 10 minuti. Si può, allora, è vero, ho sbagliato io l'altra volta. L'altra volta vero, volevo vero, fare l'esposizione. È vero, non c'è l'esposizione perché si dà per risposta. Ho sbagliato io, è vero. Questa volta o l'altra volta? No, no, è così. Sono 10 minuti complessivi, non c'è l'esposizione perché si dà per presentata. Si dà quindi direttamente la parola, in questo caso al sindaco, per la risposta e poi la replica. Prego, sindaco. Sì, allora la domanda d'attualità riguarda. La leggo io, così almeno lo sanno tutti.
Siamo venuti a conoscenza soltanto questa mattina della pubblicazione sul sito giustiziaamministrativa.it della sentenza del TAR che obbliga la nostra amministrazione, riscontrato l'errore nell'aggiudicazione del servizio di gestione dei nidi d'infanzia, oggetto di gara nell'anno 2021, a sollevare dall'incarico di gestione la società bergamasca Orsa e assegnarlo invece alla cooperativa Coeso. Si chiede di sapere quali azioni la nostra amministrazione vuole mettere in campo per la risoluzione della vicenda in oggetto e quali possono essere le ripercussioni economiche per il nostro comune, quali sulla prosecuzione lineare del servizio e quali sui lavoratori attualmente della società Orsa che svolgono tale servizio. La risposta. In data 14 aprile 2021 il TAR della Toscana si è pronunciato sul ricorso proposto da Coeso Empoli contro il Comune di Empoli e la società cooperativa Orsa. La sentenza, con estrema sintesi, ha annullato la determinazione numero 1062 del 3 novembre 2021, determina con la quale è stata confermata, dopo una rinnovata verifica dell'anomalia, l'aggiudicazione disposta in origine in favore della società Orsa. Quindi la sentenza ha annullato la determina con cui era stata fatta l'aggiudicazione definitiva. Ha condannato il Comune a versamento di complessivi euro 4.000 in favore della parte vincitrice. La richiamata sentenza, non essendosi il Comune costituito in giudizio, è stata trasmessa alla stazione appaltante solo in data 26/4/2022, per PEC tramite il Consorzio Coeso. Lo spiego in tre parole, ma per capirsi. Laddove ci fossimo costituiti in giudizio, evidentemente avremmo ricevuto comunicazione contestuale, non essendoci costituiti in giudizio, la comunicazione è successiva di un lasso di tempo che intercorre e che ci è stata trasmessa in questo caso dalla ricorrente. In esecuzione del pronunciamento, la dirigente dei servizi alla persona ha provveduto a richiedere al costituente raggruppamento, così come dispone la sentenza medesima, le giustificazioni di cui all'articolo 97,6 del decreto legislativo 50 del 2016. Pervenute le spiegazioni richieste ed effettuate le verifiche di legge sulle autocertificazioni rese in fase di gara da mandataria, cioè Coeso e mandante, cioè Eskimo, nulla ostando sarà disposta l'aggiudicazione in favore del costituendo raggruppamento. Questa comunicazione è stata inviata in questa settimana, ci aspettiamo che vengano mandate le spiegazioni richieste nella prossima settimana, dopodiché sarà obbligo del dirigente dei servizi alla persona dare seguito alla sentenza. È inteso che resta prioritario garantire la continuità del servizio, che di per sé, diciamo, non è in questo momento in discussione, nel senso che nell'ambito del procedimento dovremo dar seguito comunque a una continuità del servizio e da questo punto di vista gioca a favore il fatto che diciamo, l'accavallamento tra le due gestioni potrebbe avvenire nel mese di agosto e quindi nel mese di sospensione dei servizi e ovviamente garantire la stabilità occupazionale e la relazione con i lavoratori. A questo proposito si ricorda che la clausola sociale prevista per le cooperative sociali e ribadita nel capitolato speciale di appalto, risulta lo strumento più adeguato. Nel momento in cui un anno fa, no, meno di un anno fa, insomma, luglio dello scorso anno, c'era stata la prima aggiudicazione non definitiva, provvisoria, nei confronti della cooperativa Orsa, si sono attivate immediatamente tutte le procedure di diciamo, transizione dei lavoratori da una cooperativa all'altra e in questo passaggio non c'è stato nessuna perdita occupazionale e nessun
demansionamento né cambio di contratto. Quindi immagino, questo lo dico fuori off record, nel senso che è una valutazione ad alta voce, immagino che la cooperativa che vede soccombente dopo la sentenza del TAR farà ricorso al Consiglio di Stato, però noi, nelle more di eventuali altri ricorsi al Consiglio di Stato ed eventuali ribaltamenti di sentenze, daremo seguito a questa sentenza. Siamo obbligati a dar seguito a questa sentenza e quindi a riaffidare il servizio a quello che è stato indicato dalla sentenza come il soggetto che avrebbe dovuto vedere l'aggiudicazione. Dopodiché, se tra un anno, perché il Consiglio di Stato non ha tempi, diciamo, brevissimi, dovessimo vedere un ribaltamento di quello che è stato espresso dal TAR, valuteremo come procedere ed eventualmente se rimettere in discussione il nuovo affidamento. Però, diciamo che per quello che sono ad oggi le carte, un minuto dopo che il Coeso avrà risposto a questa formale richiesta di ulteriori spiegazioni, che non era stata chiesta in prima fase di aggiudicazione perché non era soggetto aggiudicatario, evidentemente, daremo seguito alla sentenza. Grazie Sindaco, prego Beatrice Scioni. No, io ringrazio, come si sarà visto dal tipo di domanda d'attualità, non è nostra intenzione né capire, crediamo che possano essere cose che succedono quando si lavora, però vista l'attenzione costante di questa amministrazione alle politiche per l'infanzia, ci siamo preoccupati, insomma, quando si è avuto questa notizia, che circolava un po', poi abbiamo cercato sul sito Giustizia Amministrativa e siamo rimasti un po', diciamo così, stupiti, anche preoccupati di quello che può succedere, di quanto, per esempio, non so, può costare all'amministrazione ora 4.000 euro, sinceramente non è una cifra che ci preoccupa, però non sappiamo se fra i corsi e i ricorsi che ci possono essere questa cifra può aumentare, magari è una cifra che potrebbe essere spesa in modo migliore. Diciamo così, ci sentiamo rassicurati, no, ma vorremmo, perché credo non ci siano gli strumenti per rassicurarci, prendiamo questa occasione per ribadire che questo in genere, le politiche per l'infanzia e in particolare i servizi per l'infanzia sono un tema che stanno a cuore a tutto il Consiglio Comunale, maggioranza e opposizione. Per cui prendiamo questa sede per chiedere di rimanere aggiornati sugli esiti della vicenda. Qualsiasi tipo di esito, non solo le sentenze, ma anche lo svolgimento procedurale che seguirà a questa cosa. Ribadiamo che è solo per una volontà di chiarezza, ancora prima che la notizia sia per esempio in qualche modo interpretata da e occasione per dibattito politico, è solo o propagandistico, è solo un interesse da parte della città. Per cui ringraziamo per la tempestiva risposta e chiediamo appunto come consiglieri tutti di essere aggiornati sugli sviluppi. Grazie. Grazie. Abbiamo fatto dunque la domanda d'attualità, iniziamo con le delibere e quindi il punto numero 4, piano urbano della mobilità sostenibile, PUMS, del Comune di Empoli, approvazione definitiva. Prego, Vice Sindaco, per l'illustrazione. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, stasera la delibera di cui parliamo conclude un percorso che, come sappiamo, ci ha visto lavorare assieme in questi ultimi mesi. Insomma, sono numerose le commissioni che abbiamo fatto, sono numerose anche le occasioni di partecipazione che abbiamo avuto modo di fare insieme
gli stakeholder, i cittadini di Empoli, a cui abbiamo provato a dare l'opportunità di incidere attraverso anche una piattaforma online con quel questionario che avevamo messo a disposizione appunto per proporre e dare indicazioni rispetto a un'idea nuova di muoversi in città. Questa delibera, quindi, oltre che a portare definitivamente al comune l'opportunità di dotarsi di uno strumento di pianificazione di settore sulla mobilità, individuando quindi degli obiettivi nel medio-lungo termine, diventa anche una delibera che in un certo qual modo conferma una volontà politica di questa amministrazione che negli ultimi 7-8 anni, ecco, ha dimostrato un'attenzione rispetto a un approccio nuovo su come ci si muove in città, quindi come tutte le mattine ci spostiamo da casa nostra per raggiungere il luogo di studio o magari il luogo di lavoro o magari come dire, il punto di svago. E questo credo sia un approccio fondamentale nella misura in cui il governo del territorio e quindi anche gli elementi, no, di natura più sociale che quotidianamente si rinnovano in una città debbono essere tenuti di conto quando si amministra una comunità che deve interrogarsi su come garantire una sostenibilità nei propri atteggiamenti, quindi anche nel modo in cui ci si sposta. In questi anni sono state numerose le iniziative che abbiamo fatto anche di investimento sulla mobilità sostenibile, siamo grosso modo una quindicina di chilometri di piste ciclabili realizzate, abbiamo realizzato una primissima zona 30 con l'approccio con l'occhio di riguardo, ecco, nei confronti di quelli che sono gli utenti deboli della strada, quindi gli anziani, i bambini, quelli che si spostano in bicicletta, cercando di sempre cercando di trovare un equilibrio tra i vari modi di spostarsi in città, perché ovviamente non c'è un brutto e un buono e un cattivo quando ci muoviamo in città, non è che l'automobilista deve essere vessato oppure lodato, ovviamente, ma riuscire a trovare un equilibrio tra i vari modi di muoversi in città per noi diventa una priorità e lo abbiamo dimostrato in questi anni di investimenti che abbiamo fatto sulle nuove infrastrutture. Questo strumento credo anche in qualche modo confermi un metodo di amministrare un comune, perché noi fin dai primi giorni del mandato di Brenda, sindaco Barnini, abbiamo lavorato perché il comune si dotasse di una certa credibilità su questi argomenti, che ci hanno consentito nel tempo di recuperare risorse importanti che diversamente non ci avrebbero consentito, non, che diversamente non, non ci avrebbero permesso di realizzare quanto abbiamo fatto. Quindi stasera noi discutiamo di questo piano urbano della mobilità sostenibile anche con la consapevolezza che uno strumento non obbligatorio per un comune delle nostre dimensioni, d'accordo? Ci consente non solo di programmare, pianificare, di avere una bussola per quelli che saranno i prossimi interventi da eseguire in città, ma ci consentirà davvero di mettere in cantiere tutte quelle operazioni che hanno necessariamente bisogno di risorse per essere realizzate. L'ultima dimostrazione è il cantiere attualmente aperto sul Viale delle Olimpiadi, su cui noi stiamo realizzando l'ennesima pista ciclabile che, guarda caso, che abbiamo potuto finanziare
grazie a un finanziamento della città metropolitana, proprio perché gli avevamo dimostrato che avevamo una strategia di governo rispetto alla mobilità sostenibile. Siamo una comunità dove anche a livello metropolitano c'è una forte attenzione, perché la nostra stazione ferroviaria prossimamente diventerà un hub importante sul come ci si muove non solo a Empoli, non solo nel bacino metropolitano, ma in tutta la Toscana, potenziando quegli assi strategici con Firenze, con Pisa, con Siena, su cui ovviamente che ci permettono di diventare sempre di più un comune centrale e strategico per lo sviluppo dell'intera regione, mi verrebbe da dire. Quindi ecco, noi attraverso questo strumento stiamo sul pezzo, siamo nelle condizioni di guardare avanti con i prossimi progetti per quelle che saranno le nuove viabilità ciclabili, e quindi riuscire a determinare un futuro e un modo di vivere la città che sia sempre più corrispondenti ai canoni della vivibilità che tutti noi ambiamo a vivere. Grazie. Grazie. Metto in discussione la delibera, chiedo se ci sono interventi. Masi, prego. Sì, grazie Presidente. Proprio un minuto per ribadire, non abbiamo mai fatto mancare, diciamo, riguardo ai PUMS, la nostra contentezza, diciamo, e adesione alla volontà dell'amministrazione di redigerlo nonostante la non obbligatorietà. Il lavoro sembra fatto veramente bene. Ripeto, diciamo, quello, la stessa cosa che ho detto in commissione, nel senso, adesso abbiamo lo strumento, si tratta di metterlo in atto, e anche su questo, diciamo, il PUMS dà delle indicazioni, nel senso, il lavoro è stato fatto davvero completo e dice quali sono, diciamo, secondo l'ingegnere, i primi passi da mettere in campo, fra cui ad esempio l'allargamento dell'area pedonale del centro, la pedonalizzazione di metà di Piazza della Vittoria e il cambio di verso, diciamo, di marcia di via Roma e via Curtatone Montanara. L'altra cosa, io non sono riuscito a leggerlo tutto, a segnarmi le cose, però l'altra cosa che ci sembra urgente è l'ampliamento e del biciplan. Guardavo, ora mi è capitato sott'occhio il dato, siamo a un quinto, diciamo, del biciplan, e rimane fuori probabilmente quello che diventa, che dovrebbe diventare la modalità più utilizzata di spostarsi in città, che sia funzionale a chi appunto si sposta sul lavoro e per studio. Quindi mi viene in mente che manca quel tratto di strada, in questo momento pericoloso per le biciclette, che va nelle nostre zone artigianali, oppure sono piccoli tratti, nel senso, pensiamo che la pista ciclabile arriva fino al centro commerciale, e dal centro commerciale al Terrafino sono probabilmente un chilometro, forse un chilometro e mezzo. Quello è un tratto da fare, così come per servito da mezzi pubblici. Quindi bene, aspettiamo, diciamo, il piano operativo, e poi vedremo su quali sono effettivamente, come l'amministrazione vuol procedere nell'applicazione del PUMS. Quindi il nostro voto sarà un voto favorevole. Grazie. Grazie consigliere Masi. Chiedo se ci sono altri interventi. Non ne ho, allora dichiarazione di voto. Falorni, prego. Sì, grazie Presidente. No, una dichiarazione velocissima, perché insomma sul PUMS ci eravamo già espressi favorevolmente anche nella seduta dell'adozione. Una dichiarazione di voto per appunto annunciare il voto positivo, favorevole di tutta la maggioranza.
a dimostrazione di un lavoro fatto e svolto in maniera decisamente ottimale, insomma con un largo coinvolgimento anche di cittadini e di chi poteva anche esprimere proprie opinioni, suggerimenti, appunto con tutto quello che è stato il corso del sito dove venivano raccolte le varie considerazioni. Riteniamo questo strumento uno strumento decisamente fondamentale, seppur appunto come ricordato non obbligatorio per un comune come il nostro, ma che comunque sia consente in un momento come questo anche di ridisegnazione di tutti gli strumenti urbanistici, di creare un intreccio fondamentale affinché le varie cose che possono essere appunto essere indicate all'interno del PUNS possano trovare poi un'esecuzione effettiva anche come volano attrattivo di finanziamenti o comunque sia di risorse per poter poi realizzare il più possibile le cose appunto contenute nel PUNS. Per cui ribadiamo il nostro voto favorevole. Grazie. Grazie Capogruppo Falorni. Chiedo se ci sono altre dichiarazioni. Cioni, prego. Ovviamente l'intervento per il gruppo l'ha fatto Leonardo e il nostro voto sarà favorevole, siamo contenti, ci sembra un'occasione interessante un interessante progettualità per la città. Due considerazioni però. La prima, che mentre si immagina una viabilità, una mobilità nuova, quando si parla di mobilità anche per tutti, sarebbe importante anche una manutenzione della mobilità esistente. Per esempio, i nostri marciapiedi non sono più accessibili a carrozzine o a persone con problemi di deambulazione, perché sono pieni di buche, la stessa cosa per quanto riguarda le strade. Credo non è questo l'argomento, ma è questa l'occasione per parlarne. L'altra cosa, avemmo occasione di dirla anche nella prima commissione in cui ci venne presentato, quando si parla di nuova viabilità anche per il centro storico, vorremmo un'altra volta che si ponesse l'attenzione anche a un'eventuale pedonalizzazione di Via De Neri e Piazza del Popolo. Già all'epoca della commissione chiesi all'assessore di valutare quante erano le auto di residenti. Fra l'altro, da quello che so, non riguarda residenti Piazza del Popolo, è una piazza di servizio che tutti pagano e non c'è. Quindi quanto è importante, sarebbe importante quella piazza, soprattutto con lo sviluppo di Ho, per cui un quadrilatero, un centro storico, Leonardo diceva che si allarga e che comprende anche una parte diversa della città che potrebbe essere valorizzata e rivitalizzata. E quindi il nostro voto sarà favorevole e ovviamente però non possiamo esimerci di consigliare anche un'attenzione a argomenti in questo momento un po' sottaciuti. Grazie Capogruppo Cioni. Chiedo se ci sono altre dichiarazioni. Allora metto in votazione. Lorenzi. Sì, aspetta. Aspetto.
15 favorevoli, nessun contrario e 3 gli astenuti. Votiamo, la delibera è approvata, votiamo anche l'immediata eseguibilità. Prego. Anche in questo caso 15 favorevoli, nessun contrario e astenuti, la delibera è dunque approvata e immediatamente eseguibile. Andiamo al punto successivo, adesione al programma Città Amiche dei Bambini e degli Adolescenti, promosso dal Comitato Italiano per l'UNICEF, Fondazione. Prego, Sindaco. Sì, questa delibera è, credo, abbastanza annunciata, diciamo, al Consiglio, alla luce anche degli approfondimenti che avevamo fatto in commissione rispetto appunto alla scelta di aderire a questo programma con tutto quello che questo comporta in termini di responsabilità per l'amministrazione comunale e fissazione di obiettivi ambiziosi, nel senso di difficili da raggiungere. Abbiamo appunto valutato che per riuscire a garantire, diciamo così, un approccio alle scelte trasversali delle tante competenze che un'amministrazione comunale ha, che possono contribuire a costruire una città sempre più accessibile e amica dei bambini e degli adolescenti, potesse essere un'opportunità l'adesione a questo programma dell'UNICEF, che indica tutta una serie di parametri da rispettare e anche di strumenti da utilizzare. Come abbiamo già detto in altre occasioni, ma ci tengo a ribadirlo, l'obiettivo, diciamo, dell'adesione al programma non è tanto una meta, ma un metodo che ci vogliamo dare, per riuscire a fissare, diciamo, dei paletti in termini di qualità sempre più stringenti. Il programma, così come proposto da UNICEF, prevede appunto alcuni elementi anche abbastanza riconoscibili, tra questi la partecipazione delle bambine, dei bambini e degli adolescenti, e da qui la delibera di poche settimane fa con l'istituzione del Consiglio delle bambine e dei bambini. Un quadro legislativo amico di bambini ed adolescenti, e quindi darsi regole, regolamenti e procedure che consentano di raggiungere questo obiettivo. Una strategia per i diritti dell'infanzia in città, e quindi quando si parla di strategia ci si riferisce appunto ad un approccio che coinvolge tutti i settori dell'amministrazione, e da qui l'istituzione dell'ufficio delle bambine e dei bambini per fare in modo che questa trasversalità possa essere davvero un metodo con cui i vari settori e i vari uffici lavorano. Un meccanismo di coordinamento per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, sviluppando strutture permanenti di governo locale per assicurare un'attenzione prioritaria alla prospettiva dei bambini e degli adolescenti. Una valutazione dell'impatto delle politiche sull'infanzia e sull'adolescenza, questo è forse uno degli obiettivi più difficili da raggiungere, presuppone anche probabilmente la ricerca di un soggetto valutatore esterno che riesca effettivamente poi a giudicare e a rendere leggibile per tutti appunto la coerenza tra le scelte dell'amministrazione e questo tipo di strategia.
Un bilancio dedicato all'infanzia con un focus sulla sostenibilità ambientale e sociale, e quindi l'impegno, mi verrebbe da dire in questo senso, a continuare a garantire tanta parte delle risorse del nostro bilancio per l'infanzia e per l'adolescenza, un regolare rapporto sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in città, quindi anche una raccolta di dati che è sempre un elemento prioritario per riuscire poi ad elaborare nuove proposte, nuove politiche. La diffusione della conoscenza dei diritti e dell'infanzia e dell'adolescenza, quindi facendo in modo che attraverso tutti gli strumenti della partecipazione, del coinvolgimento dei cittadini, questi principi e questi diritti siano appunto noti alla cittadinanza e che si riconosca che bambini e adolescenti sono portatori di diritti riconoscibili. E infine un meccanismo e un'istituzione indipendente per promuovere i diritti dell'infanzia, e è quello che abbiamo provato a fare istituendo la figura del garante. Mentre vi illustro brevemente appunto i contenuti della delibera che ci portano ad aderire al programma UNICEF, vi volevo anche dare questo numero, l'ho chiesto in diretta a insomma, chi si occupa dell'organizzazione di Legenda. Abbiamo aperto le prenotazioni per i laboratori, gli incontri con gli autori di Legenda 3 giorni fa, martedì 26, e ad ora siamo a 830 prenotazioni ricevute, che è un numero enorme. Cioè, solo il primo giorno avevamo superato le 400 prenotazioni. Da qui alla fine supereremo di gran lunga i 2000 bambini e ragazzi prenotati. E quindi ecco, voglio chiudere su questo perché vi volevo anche rinnovare l'invito a partecipare a Legenda perché con o senza, diciamo, bambini, ma è un bellissimo appuntamento di fruizione e contaminazione di idee. Peraltro, insomma, anticipa di pochi giorni il Salone del Libro a Torino. E tantissimi autori che vengono a Legenda sono, come dire, nel racconto di chi ci sta a contatto, più emozionati di venire a Legenda che di andare al Salone del Libro, perché sanno che qui troveranno, come dire, un'esperienza autentica e di grandissimo coinvolgimento emotivo. Dall'altra parte avranno un grande, ovviamente, una vetrina internazionale che li potrà proiettare molto più lontano, però qualcuno di loro ci ha fatto sapere che ha più nel cuore il nostro appuntamento, per quanto non c'è paragone, insomma, con quello di Torino, ma la qualità, mi verrebbe da dire, in questo caso può battere anche la quantità. E quindi, insomma, partecipate e fate partecipare, perché è veramente una delle, forse, delle cose più belle che sono nate in questi ultimi anni. Grazie Sindaco, chiedo se ci sono interventi. Dichiarazione di voto. Non ho dichiarazione di voto. Allora, Mannucci, prego. Sì, volevo dire solo 2 parole. Intanto, ovviamente, il nostro voto sarà un voto favorevole. Ci tenevo soltanto a dire una cosa, che quando si chiede poi l'accreditamento all'UNICEF, ci sono vari step. L'ultimo step è proprio quello è un questionario rivolto all'utenza, cioè è necessario che poi l'utenza recepisca 9 passi perché si sia accreditati UNICEF. Ecco, questo credo sia uno dei passaggi più importanti, cioè per essere accreditati si rende necessario che l'utenza recepisca. Quindi è in qualche modo
una vetrina, no? Ci si mette a servizio della popolazione e si chiede alla popolazione se è stata recepita poi i 9 passi. Quindi, insomma, questo credo sia forse il passaggio più importante in qualche modo. Grazie. Grazie, consigliera Mannucci. Prego, Beatrice Cioni. Anche il nostro sarà un voto favorevole. In modo un po' insolito, poi ovviamente come opposizione non mancheremo di stare attenti a tutti i passaggi, però volevo ringraziare l'amministrazione perché ha iniziato questo percorso. Credo sia importante, ora chiunque di noi lavori in servizi che hanno a che fare con la qualità è portato a vederlo come una cosa burocratica, una modulistica infinita, no? Dopodiché si accorge che in generale non è sufficiente raccontarsi da soli che si lavora bene, che è necessario avere dei percorsi guidati, degli strumenti che verificano la qualità del lavoro fatto. Dopodiché niente è scritto sulla pietra, credo che qualsiasi percorso sia migliorabile e modificabile tutte le volte che ci si era detto l'altra volta quando si parlava del consiglio delle bambine e dei bambini, cioè tutto è. Però bisogna partire, bisogna misurare e bisogna avere la consapevolezza di quello che si fa. Quindi credo che complessivamente sia un percorso articolato e complesso. Dove ci possono essere aspetti che ci convincono più o meno, ma con le competenze che possiamo avere da consigliere e consiglieri comunali, ci sono tante cose che ne fanno parte, come diciamo così, nella vita delle bambine e dei bambini ci sono tante cose che ne fanno parte, non solo i servizi dedicati a decretarne la qualità. Per cui, insomma, visto che siamo arrivati a un punto dopo, sembra quasi che aprile, forse anche marzo-aprile, per noi, anche con le commissioni, siano stati un po' il mese dedicato all'approfondimento sulle bambine e i bambini. Finiamo con la prospettiva, con la votazione di oggi e i numeri che ci ha dato la sindaca e l'appello anche a partecipare sull'agenda. Quindi vorrei, mentre si esprime il nostro voto favorevole, anche fare un in bocca al lupo a questo progetto, diciamo così, e un in bocca al lupo alla parte futura della nostra città. Grazie consigliera Cioni, chiedo se ci sono altre dichiarazioni. Non ne ho, allora chiudo gli interventi e andiamo alla votazione. Prego. Sono 19 favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, dunque la delibera è approvata all'unanimità. Votiamo della stessa delibera anche l'immediata eseguibilità. Prego. Lorenzi. Grazie. Sono di nuovo 19 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto. Dunque è approvata all'unanimità e la delibera è approvata e immediatamente eseguibile. Procediamo adesso con l'approvazione dei verbali. Partendo dal verbale della seduta del Consiglio Comunale numero 11 del 29 settembre 2021, approvazione. Chiedo se ci sono osservazioni. Non ve ne sono, allora andiamo in votazione. Prego.
Sono 14 favorevoli, nessun contrario, 5 gli astenuti. La delibera è dunque approvata. Andiamo al punto successivo, che è il verbale. Momento. Momento di pazienza, c'è un rallentamento di internet, quindi siamo rallentati. Il verbale della seduta del Consiglio Comunale numero 16 del 7 dicembre 2021, approvazione. Chiedo se ci sono osservazioni. Non ve ne sono, allora andiamo in votazione. Sono 14 favorevoli, nessun contrario e 5 gli astenuti. La delibera è dunque approvata. Abbiamo finito l'approvazione dei verbali. Ho ricevuto comunicazione dal gruppo di Fratelli d'Italia del rinvio alla prossima seduta delle mozioni ai punti numero 8, 9 e 10. Andiamo dunque alla mozione al punto numero 11. Mozione presentata dal gruppo consigliare Buongiorno Empoli Fabbro Comune relativa alla piscina comunale, sulla quale è stato presentato un emendamento da parte dei gruppi di maggioranza. Quindi chiedo l'illustrazione al consigliere Cioni e poi dopo illustriamo l'emendamento. Prego, consigliere Cioni. Credo che l'illustrazione sia abbastanza superflua, nel senso, intanto una parte di quello che c'è scritto in premessa, purtroppo, vabbè, ribadito in commissioni, consigli, l'importanza della piscina, il momento che stiamo passando tutti come impoverimento generale dovuto a più fattori e la piscina in modo particolare. Quindi non ritengo opportuno ribadire un'altra volta l'importanza che la piscina comunale ha per la nostra città e per i dintorni della nostra città, da un punto di vista non solo sportivo, ma di salute, di socialità, di inclusione. Non credo sia opportuno ribadire la perdita enorme che questi mesi, da marzo e l'anno scorso, nei 2 anni precedenti col Covid, la chiusura della piscina ha dato a tutta la città, non solo a chi. La piscina è importante non solo per chi ci va, ma anche per chi sa di poterci andare. È importante per le persone, per gli sportivi che la frequentano, ma anche per chi ha disabilità, per i pazienti
pazienti oncologici, in particolare le donne, per i bambini che imparano a nuotare e a combattere le paure. I laboratori in particolare, la città tutta ha sofferto dalla chiusura della piscina e dalla chiusura durante il Covid. I laboratori e le lavoratrici ne hanno sofferto in modo particolare. Immaginiamoci cosa vuol dire aspettare la cassa integrazione oggi con le bollette invece che arrivano puntuali. Immaginiamoci cosa vuol dire aver investito tanto sul proprio lavoro, come oggi qualche lavoratrice della piscina ha pubblicato delle foto mentre stavano pulendo la vasca esterna. È un'immagine bellissima di attaccamento al lavoro anche in tempi difficili. Ma chi conosce, chi segue un po' le lavoratrici e i lavoratori della piscina l'ha visti durante il Covid fare i corsi online, ha visto la passione con cui ci si dedicano. Quindi pensare alla sofferenza che stanno vivendo, non solo in termini economici e di prospettive per il futuro, ma anche perché manca loro un lavoro che è tanto impegno, che è un investimento continuo. Questa è la premessa che mi pareva inutile, però poi a volte è anche importante ritornare, soprattutto per rispetto alle cittadine e ai cittadini, ma soprattutto alle lavoratrici e lavoratrici della piscina comunale. Cosa chiediamo nell'impegnativa? Perché noi lo sappiamo benissimo che allo scorso Consiglio Comunale, appena 3 giorni fa, è stata votata una mozione presentata da Fratelli d'Italia, emendata dal partito di maggioranza, che apriva a una soluzione diversa rispetto a quella che auspichiamo noi e che è l'intervento di un privato. Abbiamo voluto mantenere questa mozione perché qualsiasi sia lo scenario che noi avversiamo, ma ci rendiamo conto di essere tre, io, Leonardo e Anna, minoranza, la preoccupazione più grande rimane quella della piscina, dei lavoratori e delle lavoratrici e della cittadinanza che ne usufruisce tutta, in particolare dei soggetti più fragili. E qual è la preoccupazione anche rispetto a un'apertura al privato? Che in questo momento il privato non lo vediamo, non c'è, e c'è una piscina chiusa che rischia di aprire 3 mesi estivi, ma che succede da ottobre, novembre, dicembre, in attesa del privato che fa questo investimento. E che un progetto che farà elaborerà in quale forma di partenariato non si sa con l'amministrazione comunale un progetto per il futuro della piscina. E allora noi vorremmo che da subito, e in questo l'impegnativa rimane attuale, si costruisse un tavolo di lavoro permanente con i soggetti coinvolti, quindi l'amministrazione comunale, Acqua Tempra e le lavoratrici e i lavoratori, le loro rappresentanze sindacali, per capire come fare a intervenire immediatamente. Che ci si avvalesse anche di competenze dell'amministrazione, anche esterne se non si riesce a trovarne all'interno, per elaborare un progetto nell'immediato e magari capace di guardare anche dopo, magari facendo anche, diciamo così, un piacere, tra virgolette, al soggetto privato che dovrà farsi promotore di una piscina comunque che garantisca i servizi a tutta la cittadinanza, anche quella più fragile, con tariffe che rispettino il diritto a usufruirne e che garantisca alle lavoratrici e lavoratori. Ma la preoccupazione davvero rispetto alla mozione approvata l'altro giorno, che sicuramente conteneva una scelta ideologica, che la nostra è diversa dalla vostra, sono due modi di vedere i servizi e il governo dei servizi differente, ne prendiamo atto. Però crediamo che interesse di tutte e tutti i consiglieri comunali sia anche l'immediato della piscina. Quella mozione non lo conteneva e crediamo sia importante che ci sia un impegno da parte dell'amministrazione, coinvolgendo i soggetti coinvolti, perché si trovi una soluzione da subito. Grazie. Grazie per l'illustrazione, consigliere Scioni. Do la parola al consigliere Falorni per l'illustrazione dell'emendamento. Sì, grazie Presidente. Ora, l'emendamento è veramente. Tocca a me questo. Sembrava la sigla di Porta a Porta, ma non è. Hai visto? Dove c'è la poltrona? Allora, questo emendamento va a introdurre solamente una possibilità di coinvolgimento pure di soggetti privati.
ma poi non va a toccare minimamente tutte quelle che sono le premesse, le impegnative e anche gli auspici a cui faceva riferimento Beatrice nell'illustrazione della mozione stessa. Per cui ecco, è prettamente questa introduzione di possibilità di coinvolgere pure investitori privati. Grazie. Grazie consigliere Falorni. Chiedo alla consigliera Scioni se il gruppo accetta l'emendamento oppure no. Nel senso che noi c'è stata una votazione nel consiglio precedente, quindi ne prendiamo atto, abbiamo una visione diversa, però ovviamente accogliamo l'emendamento. Grazie consigliera Scioni. Quindi l'emendamento è accolto, quindi non deve essere votato, ma integra direttamente la mozione che metto in discussione. Chiedo dunque se ci sono interventi sulla mozione così come emendata. Non ve ne sono, allora apro le dichiarazioni di voto. Cioni, prego. Sì, ovviamente il nostro voto, come dire, nonostante l'emendamento è favorevole. No, la dichiarazione di voto invece è solo perché l'impegno sia veramente, c'è una tempistica da rispettare. Io altre volte abbiamo votato mozioni che io ricordo sempre quella del regolamento per i beni comuni passata all'unanimità nel 2014, proposta da Ora si cambia, che è diventato cosa attuale ora, recentemente. Ci sono delle mozioni che hanno dei tempi di elaborazione, questa no. Per cui la dichiarazione di voto è solo per chiedere, visto che c'è anche un impegno da parte della maggioranza, alla Giunta di farsi carico di questa preoccupazione e richiesta da parte del Consiglio Comunale perché ci si metta la testa subito. Poi potrà arrivare il privato, potremmo avere differenze sul futuro della piscina, ma tutti abbiamo a cuore l'interesse della piscina per le cittadine e cittadini e lo ripeto, per le lavoratrici e i lavoratori. Grazie. Consigliere Pavese, prego. Sì, grazie Presidente. Allora, brevemente anch'io. Ovviamente comunico che se non ci fosse stata l'accettazione di questo emendamento noi ci saremmo astenuti, perché comunque è una mozione che pur nell'intento, perché capiamo la ratio in cui si esprimono delle preoccupazioni, si fa una fotografia sulla situazione della piscina e della gestione della piscina, comunque cambiava poco, nel senso perché comunque era un bel esercizio di stile, però alla fine, salvo il tavolo, si restava sulle decisioni e probabilmente sulla gestione che finora ha portato ai risultati infausti che ci sono stati fino ad oggi. Detto questo, fa piacere che comunque i colleghi di Fabbrica Comune abbiano deciso di approvare questo, di accettare questo emendamento, perché come dice la collega Cioni, è giusto non demonizzare il pubblico, ma è giusto anche altrettanto non demonizzare il privato. Quindi da questo punto di vista fa piacere. Come fa piacere del resto che ci si muova, e questo è un auspicio anche nostro, ma comunque ampiamente auspicato anche nella mozione presentata lo scorso Consiglio Comunale al nostro gruppo consigliare, che ci sia comunque attività, nel senso che ci sia questo tavolo di concertazione o comunque fra le parti, è una cosa positiva. Quindi in questo modo noi volentieri votiamo a favore di questa mozione, grazie. Grazie consigliere Pavese, chiedo se ci sono altre dichiarazioni, non ne ho, dunque metto in votazione la mozione.
Pavese. Sono 19 favorevoli, nessun contrario e 2 gli astenuti, dunque la mozione è approvata all'unanimità. Abbiamo dunque esaurito i punti all'ordine del giorno. Una cosa in finale che ci tengo a dire che non ho detto all'inizio, visto che insomma, avevamo comunicazioni ben più importanti, avete già visto che qualcuno era collegato online perché di fatto è operativo l'utilizzo del nuovo meccanismo che abbiamo inserito con la modifica del regolamento e con il provvedimento che ho firmato stamani, è già operativo l'utilizzo del sistema online. Sì, prego, Sindaco. Faccio una domanda perché non ho capito. Cioè, per essere presenti bisogna essere presenti con i video e tutto il resto. Non è che uno può dire che è presente e poi non c'è più. No, lo chiedo perché. Ai fini della presenza serve rispondere all'appello iniziale dell'inizio della seduta e poi della ripresa qualora ci sia una pausa, rispondere alla votazione e nel decreto firmato stamattina, come già scritto però anche nella modifica del regolamento, abbiamo specificato la necessità di tenere sempre acceso il video perché è una garanzia di partecipazione ai lavori della seduta. Per quanto riguarda poi atti conseguenti che riguardano la partecipazione e la presenza alla seduta, ci si deve attenere solo al momento alla risposta dell'appello. Però questo può essere un tema di riflessione eventuale. Questo può essere un tema su cui personalmente sono disponibile a discutere con la conferenza, volentieri. Grazie e buonanotte. Buonanotte.